Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Super Mario Balotelli, signori, per la risurrezione di Super Mario. Allora, avanziamo, andiamo alla prossima partita che è contro, non so chi cavolo siano, però va bene, contro il Karakumbu, con 11 punti, ok, io mi posso allenare. Forse no, forse sì. Sì, mi posso allenare, quindi alleniamoci velocemente. Dai, così. Manteniamo la nostra forma fisica. Siamo ancora un 77, quindi non siamo proprio messi male. E attività, ce n'è qualcuna nuova? Vediamo un attimino che attività nuove ci sono. Decisioni, grande prova, disponibile. L'unico che ho disponibile. Poi abbiamo Halloween, che è passato da un pezzo. E chiedi aumento di ingaggio. No, e possiamo fare questo. Grande prova. Dai, fatti i complimenti, elogi ai tuoi compagni, continua a impegnarti. Tieni un discorso di disponibilità, dai, elogiamo i compagni, fai un di trascinatore, ok. Poi abbiamo negozio, mi sembra che in negozio ne abbiamo 120.000. Negozio, completato. Cosa ci rimane? Acquista... camicie e cravatte su misura, dai, è così, dai, il Balotelli acquista, il Balotelli i soldi ce li ha e compra, signori, si acquista tutto, dai, compriamo pure le cose, le camicie e le cravatte su misura, dai, non ci facciamo mancare niente. E invece andiamo a vedere investimenti, me ne ha sbloccato uno nuovo, microfinanza, fondi investimenti, questo non lo possiamo fare, quello mi ha sbloccato, boh, app cellulare, team sport e linea di abbigliamento, questi stanno per finire. Microfinanza, investi 100, no, rimango solo con 5.000 euro, no. Possiamo fare team sport, 50.000, li possiamo investire, dai è così, investiamo 50.000, rimaniamo con 55.000 euro. Dico, non sono proprio malissimi, bruttissimi 55.000, andiamoci a giocare la partita. Il nostro Balotelli, momenti clou, controlla solo Balotelli, siamo un pochino stanchi però... Non ci importa, signore, non ci importa. Noi andiamo dritti. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A. Tornare in Serie A e tornare in Champions, signori. La nazionale la vedo ormai fuori dalla nostra portata. Però. Mai dire mai. Mai chiuderci i sogni di un futuro roseo del nostro Balotelli. Vavacas, lo sponsor della squadra avversaria. E Balotelli invece, eccolo lì con la maglia bianca, il suo 45. Dobbiamo fare 7, completare due passaggi e segnare almeno un gol. Vabbè, 7, completare due passaggi e segnare almeno un gol. Allora, l'obiettivo è vincere. Quindi, arrivato a un certo punto, se riusciamo a ottenere gli obiettivi, va bene, altrimenti. È stato un piacere, perché l'importante è portarci a casa la vittoria. Guardami, bello Balotelli. Se ne va sulla faccia sinistra. Balotelli. Entra in area il ballo e la segna subito. Ed è gol. Nessuno va a festeggiare con Balotelli, però. Dai così che fa una mega capriola. All'ottavo minuto la sblocca lui. Piano piano la fa passare sotto il portiere di destro. Balotelli. Bello così. E allora hanno già pareggiato. Che cazzarola di situazione. Al 31esimo. Pareggio subito. Nella squadra avversaria. Balotelli va verso il pallone. Calcio d'angolo. Chiama la palla. Si fa dare il passaggio. Attenzione. Passaggio largo. Attenzione. Chiede ancora il pallone. Balotelli. Vediamo cosa inventa. Balotelli. Balotelli. Fallaccio su Balotelli. Ma era un fallaccio terribile. Mi hanno falciato. Attenzione. Rigore. Balotelli. Contro Biraschi, attenzione, possibilità al 62esimo, possibilità per il ballo, che la carica, la tira da centrale come al solito! E pare il rigore! Non me l'aspettavo questa, al 90esimo, attenzione, ultima azione, per Balotelli, attenzione, palla sulla fascia, vediamo se si farà vedere, Balotelli, chiedela, il compagno dorme, dammela! Balotelli! Signori, ho cercato la cosa più semplice, ho cercato di passare la palla al compagno e mi sono fatto fregare invece. Niente. Porca miseria. Abbiamo sbagliato un rigore, signori. Segniamo quel rigore, avremmo vinto. Avremmo anche indovinato l'ultimo passaggio, avremmo vinto comunque. Due errori di Balotelli sono costati
la vittoria, che comunque si porta a casa un 8.5. Niente male, niente male. Però la rincorsa ai primi posti così rallenta e non è buona. Abbiamo fatto due obiettivi su tre. Il nostro compagno Pelatone. Prendiamo il premio di miglior giocatore di squadra. Ci vergogniamo perché abbiamo sbagliato quel rigore, quindi non siamo proprio contenti contenti di questo premio, perché avessimo segnato il rigore sarebbe stato molto meglio. Mi fate vedere un attimo la classifica. Siamo secondi a 20 punti con una partita in meno rispetto al Trabzonspor, che è primo a 25. Terzo e quarto ci sono il Galatasaray, che hanno pure una partita in meno e sono anche loro a 20 punti. Ok, quindi la vedo molto combattuta e molto difficile. Molto combattuta e molto difficile. Fermiamoci, andiamo a fare l'allenamento. Lo posso fare? No, porca miseria, ho sbagliato di un giorno. Vabbè, allora ritorniamo ad andare avanza. Avanza, avanza, ora rallenta. Bravo così, dai gli allenamenti. Il nostro coach Papa Maullo, che ci dà le direttive, che ha riportato sulla strada retta il Balotelli, è qui con noi. E quindi Balotelli, mi raccomando, concentrato per la prossima partita, perché ci servono i tre punti. I tre punti. Allora, contro una squadra impronunciabile, non voglio... infatti, siamo scesi al quarto posto. Le altre squadre hanno già giocato. Il Fenerbahce ha giocato la partita e è stato a 22. Il Konyaspor ne ha giocate due, addirittura come il Transport, e stanno a 23 e 28. Il Galatasaray invece ha una partita in meno come noi ed è fermo anche lui a 10. Signori, dobbiamo un attimino ingranare la marcia, perché così non andiamo da nessuna parte. A ballo. Io capisco che il tuo obiettivo è tornare in alto, ma io sinceramente un campionato turco me lo porterei a casa. Te che dici? O te tu che dici? O Balotelli? Ci starebbe, quando uno dici torniamo alla Turchia col campionato turco vinto. Dico, così non è proprio la cosa più facile del mondo. Sapete cosa sarebbe carino dopo questo campionato turco? Riuscire a trovare una squadra di Serie B e tornare dal... capite? E ripartire da là e fare la scalata. Vediamo, al sesto, rigore di Balotelli. Vediamo se stavolta dobbiamo sbagliarlo di nuovo. Attenzione, 3, 2, 1. Balotelli, 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 la carica. La piazza centrale, questa volta Balotelli non sbaglia. Rigore trasformato, 1-0 per la Dana. Balotelli ancora con la danza. Si sta dedicando anche alla danza, un'altra sua disciplina amata da Balotelli. All'ottavo, ancora, subito, contropiede della Dana. Palla sulla fascia destra. Attenzione, buono, qui lo stop. Balotelli cerca di farsi vedere, Balotelli cerca di farsi vedere. Non deve andare in fuori gioco per Balotelli. Bravissimo Balotelli nel movimento. Che entra in aria, Balotelli! Mannaggia. Siamo stati egoisti, siamo stati egoisti, perché ho cercato subito il tiro per fare la doppietta. Siamo stati egoisti. Non dobbiamo essere egocentrici, signori. Dobbiamo pensare alla squadra. Dobbiamo pensare alla squadra. Devi stare a terra. Sì, Balotelli, alzati però. Dai che è ancora nostra, dai che è ancora nostra, l'abbiamo recuperata subito. Dai che è ancora nostra, Balotelli, non l'abbiamo persa. Porca miseria. Balotelli, al 31esimo, ancora, contropiede, uno contro uno, nella metà campo avversaria. Non si sa cosa stia facendo, Balotelli, 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 Balotelli. Accelera Balotelli, la mano non si può più di perché è lento come una cosa terribile. Attenzione, vede il compagno del movimento. Dai però, sti cazzarola di passaggi che mi intercetta. Ecco, 1-1, lo sapevo preciso io. Lo sapevo preciso che mi fregavano prima o poi. Attenzione, calcio d'angolo, Balotelli si fa chiamare la palla, si fa dare la palla al compagno di squadra lì vicino alla bandierina. Attenzione, Balotelli, 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 c'è lo spazio, Balotelli! Che sassata per il 2-1 della Dana! Dai così, che sassata di Balotelli! 82esimo, ancora, contropiede. Palla sulla fascia destra. Contropiede della Dana. Attenzione, bisogna semplicemente portarla a casa, signori. Bisogna semplicemente portarla a casa. Balotelli con calma, si fa dare il passaggio. Balotelli brucia tutti. Balotelli da solo contro il portiere. Balotelli. Arriva il triplice fischio. Si impone la squadra di casa. Dai così, abbiamo vinto. Meno male. Doppietta di Balotelli. L'ho sudata, signori. Dai così, doppietta. Bravo il Balo. Bravo il Balo. Tre punti portati a casa, importantissimi. Tre punti importanti portati a casa. Vabbè. Ok, dai, 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 dai. Sono contento. Ci abbiamo preso 10, siamo stati migliori in campo.
Dai, Balotelli, Galatasaray ha vinto, quindi sale come noi a 23 punti e va bene. Due obiettivi fatti su tre, non ci interessa. Dai così, questa volta siamo contenti di essere stati i migliori in campo. Partita di Conference League. Va bene, avanziamo. Giochiamo contro il Basilea. E lì sono cavoli, signori. Il Basilea sarà 6 punti noi, 4 punti il Basilea. Partita pesante questa. No, partita pesante no, però un match importante. C'è Noxa a centrocampo questo. Va bene, controlliamo Balotelli. Questo è un match importante, sì. È un test importante, ecco, mettiamolo così. È un test importante perché Basilea, diciamo che è una bella squadra, almeno. Ha sempre creato ottimi giocatori nei tempi, negli anni. Sono sempre usciti bei giocatori dal Basilea. Però a noi interessano semplicemente i tre punti. Allora, questa la giochiamo a casa, quindi ci serve, cioè, i tre punti minimo. I tre punti ci servono minimo. La Dama Sport si avvola in solitaria con Balotelli, ancora lui, Balotelli. Supera il cerchio di centrocampo, mamma mia. L'abbiamo detto, signori, siamo lentissimi. Parlare di scatti con Balotelli oramai è qualcosa di superatissimo. Balotelli cerca il compagno. Mamma mia, che brutta palla. Che brutta palla. Adana Sport al 19esimo, ancora azione d'attacco. Balotelli si muove fra le linee, ma in fuorigioco. Ballo. Si fa dare la palla. Ballo. Deve stare attento a non farsi fregare, però. Balotelli si sposta sulla fascia. Bravissimo nella giocata Balotelli. Fa fuori mezza squadra avversaria. Balotelli lo vede. 1-0. Dai, è così. Questa volta siamo riusciti a fare un cazzarone di passaggio. Il nostro Rojo, soprannominato così per la sua capigliatura. Grande Rojo, la sblocca lui. 1-0. Attenzione, rigore per la Dana Sport. Balotelli sul dischetto. Balotelli contro Nagy. Attenzione, Balotelli contro Nagy. La carica Balotelli, sarà sempre centrale per Super Mario Balotelli. 2-0 al 90esimo. E la Dana si porta i tre punti a casa. Cai così, vittoria bellissima. Non so niente come sia andata la partita, ma la vittoria è a prescindere bellissima. Quando ci portiamo a casa i tre punti, va bene sempre così. E Balotelli continua a sognare, signori. Non siamo stati i migliori in campo. Abbiamo preso 9.7. Onikuru prende 10 ed è lui il migliore in campo. Ma noi ci interessa poco. L'importante erano i tre punti, signori. Facciamo i tre obiettivi, portiamo a casa 15 punticini e ci avviciniamo sempre più al livello 2, al livello 2. Va bene così. Vediamo semplicemente un attimino qual è la classifica. Siamo secondi, ok, una partita in meno rispetto al Transport che è a 28, noi siamo a 23. Il Konya Sport, che è quarto, ha una partita in più a 23 punti, quindi siamo a posto. Il Fenerbahce c'è una partita in meno a 22. Va bene, signori, detto questo io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!